Decisioni imminenti in testa e in coda, penultima giornata di fuoco. Il Milan si potrebbe avvicinare allo scudetto, l'Atalanta non è tuttavia avversario ideale. Tornerà forse Zapata. Tutto dipenderà anche dal testa e coda Cagliari-Inter, Sardi con l'acqua alla gola, ma l'Inter deve vincere. Squalificato Radunovic, nerazzurri freschi di coppa, per i sardi punti decisivi. Perisic resterà? Per il terzo posto il Napoli sembra sicuro, ma il Genoa, Blessing squalificato, deve cercare il risultato per salvarsi. Striscione contro Spalletti, Insigne saluterà i propri tifosi. La Juve, dopo la sconfitta in Coppa Italia, affronterà lunedì una Lazio ancora in ballo per l'Europa. Divergenze nei vertici bianconeri, si parla di rifondazione. La Roma, priva di Mancini, sarà di scena contro il disperato Venezia. Tornerà Spinazzola. Per la Fiorentina, Amrabat squalificato, lunedì un'avversaria non ancora salva, la Sampdoria. Verona-Torino, Faraoni e Singo sospesi. Bologna-Sassuolo, squalificato Kyriakopoulos. Nella lotta di coda, decisivo il risultato della Salernitana-Empoli. Tutte le avversarie dei campani saranno severamente impegnate. Squalificati Ribéry e Boinen. Insomma, siamo alla quagliata finale.